Buongiorno amici, ecco l'altro filmato che abbiamo promesso, come togliere diciamo la copertura in pelle per poter agire sotto dove ci sono praticamente diciamo così dei pezzi dove riscalda l'auto, che adesso non vanno perché sono rotti e di sotto si rompono nelle saldature. Adesso vedremo come fare. Allora, se uno voglia si mette lì, come vi ho fatto vedere dall'inizio, da montare, smontare il sedile, da strutturare tutto per poterlo riparare a costo zero, perché comunque costa una bella botta. Poi in questo caso questo è rovinato perché comunque è proprio vecchio, quindi io adesso lo porterò a posto nella tappezzeria in modo che me lo rivenicerà tutto e me lo renderà nuovo, ok? Ma il costo è sempre molto meno che comprare nuovo. Quindi allora, adesso vi faccio vedere. Questo poi è tutto massacrato, come vi dicevo prima, perché è proprio veramente disintegrato. Allora, come fare per togliere la pelle? Vedete che qui ci sono dei buchi, quindi bisogna tirare in su così. E togliamo la parte praticamente agganciata che è in stoffa. Dopodiché vedete che di lato, spero che si veda bene, basterà prendere, tirarlo su, perché è incastrato, vedete, dentro una guida, quindi per non farlo magari male le mani, prendiamo la cialice e scorriamo piano piano, facendo sempre molta attenzione, però tutto è stoffa, però cerchiamo di non rovinare il più possibile, vedete? Andiamo via, prendiamo di qui, lo sganciamo, praticamente un bordo di plastica dove va infilato in una guida, comunque è molto semplice, uno non si può tagliare, ok? Vedete, c'è proprio una guida qua, dove questo è girato all'interno. Bene. Una volta che abbiamo praticamente levato questo e quello, ci rimane ancora la parte qua finale. Quindi la nostra calma. Senza farci male e togliamo anche l'altra guida. Come vedete il sedile sembra che sia piccolino, ok? Quindi lo giriamo e se noi andiamo a tirarlo su, effettivamente vedete che è libero. Allora è agganciato, come vedete, da queste guide, queste diciamo linee, queste cuciture che vediamo qua, ma nulla di preoccupante. Allora questo, come vi dicevo, è il primo pezzo che è scaldato, che ho fatto proprio apposta così, è incollato sopra, dove scalda, e dentro c'è un filo che scalda tutto. Allora adesso praticamente se noi apriamo qua dei ganci di plastica che spero che si vedano qua, vedete? Ce n'è uno qua, uno qua, uno qua. Questo gancio di plastica basterà spostarlo leggermente, perché ha un filo di ferro, e sganciarlo perché è fatto a uncino. Quindi li cerchiamo tutti, uno è lì, l'altro è quello qui. Ricordate di farlo proprio con calma, vedete che si è sganciato. Due. Basterà spingere leggermente con il cacciavite, spostare la linguetta. Vedete? Ecco, e si è aperto. Infatti vedete qua che c'è un collegamento, che è il primo che fa questo, che vi spiegherò. Lo sgancio basta solo tirare tranquillamente. Poi abbiamo, come vedete, questa linea qua. Adesso parto di qua e poi la linea. Questa linea sono fatti diversi.
Allora, hanno sempre dei, vedete, dei pezzi di plastica, vedete qua, sempre il cartoncino, che è tutto, basta, andiamo via, basta, facciamo così, sganciamolo anche dall'altra parte, così è più semplice, sganciato dal lato di qua, facciamo la stessa cosa, come sono tre pezzi di plastica, quindi dobbiamo cercare che uno qua, adesso non si vede bene, è molto semplice, basta spostarlo leggermente con calma senza romperlo e lui si sgancia, perché praticamente è fatto sotto un filo di ferro, è uno, due, che qua c'era ma veramente l'hanno rotto, non c'è più. Ovviamente mi hanno già messo mani e quindi non hanno fatto già un lavoro di sicurezza. Ok, bene. Come vedete qui abbiamo l'altra parte che riscalda qua. Allora, oltretutto qua, come vedete, c'è un buco e quindi presumo che un guasto sia qua. Lo vedremo dopo, comunque. E lo sganciamo. Adesso rimangono le parti che vi dicevo, che sono un pelino più difficili, però lo potete vedere qui, il fatto che ha un cimo anche questo. Per fare questo bisogna mettere il cacciavite, che questo si vede, farlo ruotare all'interno e aprire un po' e viene via, perché dentro qui passa il filo di ferro. Allora è difficile da spiegare, più facile fare che spiegare, poi dopo che fate il primo lo capite, quindi mettete un cacciavite, ruotate in modo da far passare praticamente il filo di ferro fuori, facciamo un filo di ferro fuori, ecco qua, vedete come, puoi metterlo semplice perché basterà incastrarlo e il filo di ferro va dentro, siccome il filo di ferro va qua bisogna mettere un cacciavite, allargare leggermente e tirare fuori questo pezzo che va incastrato. Quindi, vedete che poi uno prende la mano e riduce. Ok? Qua è dove va il cavo che scalda. Qua abbiamo di nuovo gli stessi come i primi, spostarli solo di lato. Adesso è più facile. Ok. Più facile perché la mano che ovviamente sganciamo se deve chiudere. Bisogna fare solo con calma in modo da non rompere le plastiche. Rimane solo più questo pezzo. Questa linea qua. Dove? Sono al contrario. Infiliamo il cacciavite. Far ruotare e farlo girare praticamente intorno al filo di ferro. Ce ne sono solo più due. Adesso. Non so, c'è da tribolare un po', ma fatto questo siamo riusciti a liberare tutto. Con un attimo di pazienza.
più quello. Porto a farlo riverniciare in modo che è più comodo, poi lo rimetterò, basta incastrarlo come l'ho fatto prima.